con una macchina non bianca, nera, dell'amico? L'amico Ottaviano Berta, amico e preparatore, mi ha gentilmente concesso la macchina per questa gara di Amendolara. Sei discretamente soddisfatto perché è stato un crescendo di mancia in mancia, sono contento, abbiamo capito la macchina, macchina totalmente diversa e nuova. E sto aspettando l'esito dei birilli per capire se ho la vittoria in tasca e quanto il tempo dovrebbe essere quello giusto. Io mi spiace per Alex, ti salutiamo, e le gare sono fatte di questo, l'importante è che lui sta bene, le macchine si sistemano. E ancora grazie a Ottaviano, alla mia scuderia, a tutti quelli che da lontano e vicino mi sono stati da supporto. Grazie Fabio. L'uomo di Amendolara. Salvatore Mondiro, vuoi iniziare tu? No, comincia Alessa. Alessandro, com'è andata questa gara? Malissimo, malissimo. Perché dici che è andata male? Dai, sei in mezzo ad amici, ti sei divertito, ma sicuro? Divertito sicuro, ma non va bene. No. Dobbiamo migliorare. Vabbè, allora, ci spostiamo un po'. Sei una persona che sta zitta, qua che sta sorridendo con gli occhi. Allora, Giulio, dici un po' come è andata questa gara? È andata abbastanza bene, è una partita un po' così, però tutto sommato abbastanza soddisfatto, molto soddisfatto. Perfetto, mi fa piacere. Fabio, in primis dobbiamo salutare il presidente, giusto? Il presidente lo salutiamo. In questo momento lo salutiamo ancora di più. Sì, eh? Sì. Grande presidente. Grande presidente. Ci rifaremo presto. Bene, allora. Esperienza nuova, come già mi hai detto nell'altra intervista, con questa macchina. Sì, provato questa macchina di Ottaviano, sembra che funzioni bene, c'è da migliorarla, adesso gli diamo delle indicazioni su quello che possiamo fare, vediamo di fare meglio alla prossima. Bene, allora, rimane Salvatore Mondino. Ah, è andata abbastanza bene, poteva andare meglio. Però ho chiuso secondo posto prima dei contesti. Bene, vuoi salutare qualcuno? Sì, ringrazio soprattutto chi mi sta vicino, poi Di Lucio, Angelo, che mi segue, e tutti amici e famiglia. Bene, vi ringrazio per la vostra intervista su Sport e Foto e ci vediamo alla prossima. Grazie. Andiamo avanti con la classifica della Racing Start 1004. Terzo classificato Pierluigi Brecchi, scuderia Crono Racing. Secondo classificato Salvatore Mondino. Primo classificato Fabio Presta, sempre scuderia Crono Racing. Sul podio